le continue vessazioni su Twitter. Questa purtroppo, questo succede purtroppo a noi gente del sud, che io non avevo dei grandi sogni, delle grandi aspettative, volevo solo fare una vita normale. Si sente? Non si sente? Ah, si sente, ecco. Ehi. Volevo solo essere una persona normale, possibilmente in un paese normale, come dovrebbe essere l'Italia, che è un paese democratico, repubblicano, fondato sul lavoro e che fa della libertà uno dei suoi fondamenti. Invece questo non è un paese libero, purtroppo, devo dire, perché c'è lo Stato parallelo, e nel mio caso quello dell''Ndrangheta, che di fatto ha la giurisdizione sul territorio dove insiste. Beh, nonostante non si possa fare una vita normale, allora si cerca come trovare il sistema per uscirne fuori, perché se è vero che ci sono dei problemi, è pur vero che c'è sempre una soluzione ai problemi. Non è molto semplice raccontarvi tutta la vicenda, perché nel mio caso specifico io non ho subito estorsioni, diciamo così, quelle classici, quelle che si sanno, cioè nel periodo pasquale, delle feste, quelle che comunque parecchi commercianti pensano solo di pagare in modo sporadico, occasionale, oppure standardizzato e relativamente a tale cadenze annuali. La mia è una vicenda costante di tutti i giorni. Cioè voi direte, allora tutti i giorni è un accreditizio. No, non è esattamente così. È un sistema un po' perverso quello che succede nel nostro territorio, magari legato alla mia attività. Io svolgo attività di costruttore, di movimento terra e produzione di calcestruzzo, che sono quelli, diciamo, un po' più inflazionati nel sistema. E le continue costruzioni erano veramente giornaliere, cioè si andava da chi poteva assumere a chi non doveva assumere, dalla gara che potevi partecipare a quella che non dovevi partecipare, dal tipo di fornitura che ti dovevano fare e chi te la doveva fare, perché l''Ndrangheta può mettere le mani su ogni cosa che tocca. Da qui nasce l'IVAM, che io ho denominato così giusto per far capire, che è l'acronimo di imposta valore aggiunto mafioso, perché praticamente su ogni euro che circola l''Ndrangheta ci deve mangiare. Ma è anche per una forma di far capire che i veri padroni del territorio sono loro e non lo Stato, inteso come Stato italiano. Beh, tu quando nasci in questi territori, quando cresci con questa cultura sul teatro, dove loro si fanno forza non tanto della paura, ma delle nostre debolezze intese che scegliamo tante volte la via più facile, perché lo Stato è troppo burocratico, troppo farraginoso, ci rubano la macchina e ci rivolgiamo all'amico, abbiamo un problema con un vicino e ci troviamo dal compagno. Abbiamo necessità di fare un ricovero per un parente e idem con patate, cioè è questo sistema, abbiamo bisogno di un posto di lavoro e così scorrendo. Queste sono le nostre debolezze e queste sono le ragioni per cui l''Ndrangheta, come tutte le attività del malaffare, esistono, perché le ore esistono perché siamo noi a farle esistere. Vi faccio un esempio banale, forse. Lo spaccio della droga non è che questo fenomeno sia perché i colombiani la coltivano, l''Ndrangheta, camorra e mafia spaccia, ma perché c'è chi l'acquista. Immaginate per un attimo che nessuno faccia uso di stupefacenti, un ramo d'azienda e l''Ndrangheta della mafia andrebbe a finire. Questa cosa vale per la prostituzione, per le armi, per il gioco d'azzardo e via scorrendo. Cioè non bisogna criminalizzare solo chi fa, ma anche chi permette di farlo. Molto spesso si parla del corrotto, ma non si pensa che sul corrotto c'è anche un corruttore, che non è che sia una persona per bene. Però si tende sempre a prendersi addosso, fissi e autogiustificarsi, e quindi autoassorbersi, che non c'è altra soluzione per andare avanti. Ma non è così, perché le alternative ci sono. Solo che siccome le alternative sono dover fare delle rinunce più che sacrifici, e non si è molto propensi a fare delle rinunce, dei sacrifici, perché si sceglie molto spesso la via più semplice, ripeto, sempre autoassorbendosi, e tutti fanno così, e che quindi si sente comunque delle persone per bene,
perché, visto che non faccio droga, visto che non faccio omicidi, visto che non faccio estorsioni, sono una persona perfetta. Non è esattamente lo stesso. Se uno è finto cieco, non è una persona perfetta. Se noi vogliamo che i giovani abbiano un futuro migliore, non più fatto di speranza, insomma, pure di parlare di speranza, si muore di speranza, bisogna dare delle certezze, e le certezze si fanno con i fatti, non con le parole, danno degli esempi concreti, perché siamo tutti dei piccoli San Tommaso, noi vogliamo toccare con mano che una cosa è possibile. E io questo feci all'epoca, dissi, non credo che non si possa fare. Anche seguendo uno spot pubblicitario, impossible is nothing, cioè niente è impossibile per non provare. A me sono capitato anche in un periodo storico in cui c'era un magistrato che volle ascoltarmi, e insieme a delle situazioni che avevano coinciso con quella decisione nel momento storico, perché lo scetticismo e la diffidenza nelle istituzioni era grande, perché vai dal sistema giudiziario, con tutti i giorni la gente è fuori, non ci sono le pene certe, siamo in uno stato di diritto dove garantismo un po' la corporazione, dove praticamente anche quando andavo a fare denunce il maresciallo ti diceva che è meglio farsi faccia doccia, l'undicesimo comandamento, perché purtroppo si fanno intanto a determinate cose, quindi dove i tuoi colleghi ti dicevano, sai, ma che te la fa fare, tu non sei l'eroe, tanto una spesa in più la pagherà il committente finale, quindi c'era sempre un modo come uscirne fuori. Ma come fai a guardare tuo figlio e dirgli tuo padre è una persona per bene? Non si può fare. Cioè come fai a insegnargli quello che insegnò mio padre, cioè vai con quelli meglio di te e fagli pure le spese, meglio con il cipolla ma con teatro. Ricorda che a Boncavallo non mancasse una sera di qualcosa di toccante, e poi nel suo tempo dovete dire, vedi che se vuoi lavorare, se viene Don Pasquale deve fare così, se deve andare dall'altra parte deve pagare questo, non va bene. Allora la paura delle situazioni, la paura di perdere il lavoro, gli amici, che poi amici non erano, perché vedremo se nel momento del bisogno, non quando le cose vanno bene, è stata vinta da questa paura più forte. Cioè quello di non solo di non aver fatto niente quando potevi fare, ma soprattutto di non lasciare un futuro peggio di quello che hai trovato. Così è stato. Questo magistrato, che aveva il dottor Pennisi, dove io comunque portai una serie di documentazioni incontrovertibili, perché brevemente vi dico che in questo periodo per poter dimostrare, che non basta parlare di, come ho detto poc'anzi, servono i fatti, quando fui portato per una decina di volte, a cospetto di diversi latitanti che andavano per Locca, Gallo, Quartiero Malle, e forse voi non dicono niente, ma sono dei capi cani di tutta la piana di Città Tauro, quindi persone ultra ricercate da decenni delle forze dell'ordine, erano lì a due passi, e che dovevano dire cosa dovevi fare e cosa non dovevi fare, andai anche con il registratore, quindi registrai questo incontro. Ho video registrato con molto rischio al pagamento delle mantelle, dove c'era anche l'audio in cui si sentivano le motivazioni. Quindi tutto questo, raccolto negli anni, mi ha consentito di poter portare le forze dell'ordine dove dopo i dovuti ovviamente riscontri. 12 anni fa dove nacque l'operazione denominata Tallone d'Achille, che portò all'arresto di 48 persone su 8 clan della piana di Giratava, oppure adesso. Lì mi fu detto che sarei entrato nel sistema di protezione che è previsto per i testimoni di giustizia. Spero sappiate la grande differenza che c'è tra i testimoni e i collaboratori, perché i collaboratori cosiddetti pentiti sono tutt'altra cosa, io non me ne voglio, no? Non ho molta stima di queste persone, purtroppo sono usate dallo Stato perché grazie alle loro quasi certe che molto spesso pilotate dichiarazioni che servono comunque a ottenere dei risultati, però barattano tutto questo solo per avere dei sconti di pena, perché se fossero veramente pentiti, dovrò pentire prima di essere arrestati.
magari successivamente neanche ottenere dei benefici, quello sarebbe il vero pentito, e ci mostrerebbe di essere, di voler essere una persona per bene, ma non ce ne sta, non so che. Quindi testimone una persona incensurata, che purtroppo per determinati motivi si trova comunque a voler collaborare con lo Stato. Cos'era previsto? Era previsto di essere trasferito in una località protetta, di avere una sorta di sostentamento da parte dello Stato, cosa che io rifiutai nettamente. Perché? Perché innanzitutto io non voglio vivere di assistenzialismo, non deve passare questo messaggio che io non ho barattato niente con niente, e soprattutto in concordia con il dottor Pennisi era che noi volevamo mandare un messaggio ben preciso sia alla cittadinanza, alla società di solidarietà civile e sia allo Stato. Cioè lo Stato non deve assolutamente abbandonare la denuncia, perché la denuncia non deve essere la fine della vita, ma semmai l'inizio o la continuazione. E quindi deve garantire la presenza della persona sul posto, non deve cambiare identità, non si deve nascondere, non deve fuggire, non deve vivere come un parassita, non un parassita, un mantenuto, perché secondo me lede. È chiaro che ci sono poi dei casi e casi. Non, io non voglio generalizzare, né voglio criticare chi che nel mio stesso status ha fatto una scelta diversa, per carità di Dio, per me c'è la comprensione, però per chi può restare, per l'imprenditore, per dare quell'esempio concreto affinché ci sia emulazione da parte di altri, è la migliore scelta che posso fare. Ah, quindi, ripeto, lo Stato deve garantire la permanenza sotto forma di tutela fisica sua e dei suoi familiari, e quindi la società civile che tanto predica che vuole cambiare, che è vicina a chi denuncia, che si fa che della tutti i chiacchiere, dire io ci sono. Beh, ora permetto, e permettetemi la frase un po' spinta, vi spuntano su quello che dite di voler fare, ma che in concreto non fa. Gli dai almeno l'alternativa. Ora io sono di Palma, un paesino piccolino, di 19.000 abitanti, quindi ci conosciamo tutti. È chiaro che questa serie è stata anche dettata da quello che tu hai seminato nel corso del tempo. Dopo 30 anni che tu lavori, hai seminato del bene, sai che raccoglierai del bene. Metti un po' di difficoltà a chi hai fatto da padre, da amico, da impresa, da banca, eccetera. E dall'altra parte il rischio di avere ritorsione, tra virgolette, da parte dell'andrata. Io ero convinto che c'è una parte che stava dalla tua, e a distanza di tempo ci sono i risultati. Cioè, mentre prima sono stato proprio non abbandonato di più da amici, parenti, familiari stretti, fratelli, cognati, bambini e via discorrendo, adesso nel corso degli anni vedi, c'è stato un ritorno. Ti potrei raccontare decine di episodi che riguardano operai, imprese, familiari, cioè, ma non sto quanto di dilungarmi, anche perché non so quanto tempo ho. Devo scusa perché sono un po' malconcio, però nella sostanza cosa voglio dire? Che denunciare, anzi oggi, è più facile rispetto a 10 anni fa, perché sono nate tantissime associazioni anti-racket, c'è già chi l'ha fatto come me e tanti altri imprenditori, quindi si può toccare con mano che si può reagire, si può dare un futuro migliore ai nostri figli. E se non lo vogliamo fare effettivamente per noi, facciamolo almeno per loro. Grazie.